Benvenuti nell'ennesimo video della rubrica Mese elettorale. Oggi ci concentriamo sul tema della sicurezza. Dopo aver parlato delle proposte economiche e del lavoro, oggi ci focalizziamo su questo tema. Partiamo quindi dal Movimento 5 Stelle, dato che l'ho sempre lasciato per ultimo o per secondo. Ho riassunto il programma del Movimento 5 Stelle in quattro possibili punti. Il primo riguarda i controlli del vicinato, che si stanno già attuando, ma è un punto abbastanza generico. Il movimento invita alla collaborazione tra cittadini per garantire una maggiore sicurezza. Un provvedimento invece che ritengo valido è l'accorpamento delle forze dell'ordine, ovvero inserire tutti i reparti delle forze dell'ordine sotto un unico stendardo per razionalizzare così le risorse e le spese, dato che oggi ammontano a una buona parte del nostro bilancio. Un'altra cosa che può essere definita positiva sono i lavori di pubblica utilità per coloro che devono scontare pene brevi. E infine vi è la separazione delle carriere tra magistrati, che è anche nel programma del centrodestra. Passando al programma di quest'ultimo, il provvedimento principale che viene presentato è la legittima difesa, ovvero la possibilità di usare qualsiasi mezzo per difendersi, come ad esempio avviene in America. Questo provvedimento è molto popolare, ma come si vede dall'America, la riduzione dei reati in realtà non avviene. Vi è anche un piano carceri che prevede una ristrutturazione delle carceri inutilizzate e un allargamento di quelle in uso. Anche qui, come ho detto, c'è la separazione delle carriere dei magistrati, un aumento delle forze dell'ordine per quanto riguarda le risorse, l'organico e il loro dispiegamento, una nuova disciplina delle intercettazioni, che chissà chi ha voluto questo provvedimento. Ed infine la chiusura dei campi nomadi. Per concludere, il centro-sinistra invece ha promesso che investirà per ogni euro in sicurezza un euro in cultura. Al provvedimento della legittima difesa contrappone 10.000 nuove assunzioni nelle forze dell'ordine, dando così segnale che lo Stato deve proteggere i cittadini e non i cittadini loro stessi. Collegato al provvedimento di prima, vuole appunto togliere la cultura e la sicurezza dal patto di stabilità. È inutile un principio sano ma generico, è la certezza della pena, ovvero coloro che commettono reati devono andare in prigione e restarci per il tempo pattuito. Però non viene spiegato nulla ed è solo un principio con cui centro-sinistra si vuole muovere per orientare le sue azioni e le leggi che proporrà. Queste erano le proposte per quanto riguarda la sicurezza dei vari partiti. Spero che vi rinfreschi un po' le idee e ci vediamo al prossimo video. Ciao!